Siete pronti a snocciolare il numero 2? Tranquilli, non sto dando i numeri. Se vi ricordate bene, all'interno del video centralità del bambino, toccavo diversi punti per cercare di mettere al centro della nostra didattica il bambino. Bene, oggi, con l'aiuto di un insegnante della scuola dell'infanzia di Cassina Rizzardi, cercheremo di capire concretamente come poter ascoltare il bambino competente. Ma in che senso competente? Il bambino è portatore di un sapere, ovvero ha conoscenze, ha idee, teorie, seppur provvisorie, che gli consentono di potersi rappresentare la realtà, il mondo, e di continuare a conoscerlo. È in grado di fare, di saper fare. Attraverso il suo agito, il suo corporeo, è in grado di modificare la realtà circostante. Quindi un bambino attivo che cerca risposte continuamente e lo fa concretamente. Un bambino competente perché ha già delle attitudini, delle caratteristiche personali e comportamentali che lo rendono unico e irripetibile nel suo modo di essere. Quindi un bambino che ha bisogno, che vuole comunicare perché ha molto da dire. Ma come comunica il bambino? Perché per poterlo ascoltare dobbiamo capire come il bambino comunica, giusto? Sappiamo benissimo che all'interno della scuola dell'infanzia il bambino è un bambino sensoriale, corporeo, concreto. Quindi anche i suoi sensi nella comunicazione giocano un ruolo unico, sia nel modo in cui formula il messaggio, sia nel modo in cui lo riceve. Quindi il corpo diviene il canale in grado di mettere in relazione, in comunicazione lui con gli altri all'interno di un processo comunicativo. Proviamo a cercare di capire meglio. Uno, sicuramente il bambino comunica con delle parole, attraverso la bocca, attraverso la voce, ma anche attraverso i silenzi. Con le parole comunica il cosa, il contenuto di un messaggio. Anche se sappiamo benissimo che il suo linguaggio verbale non è ancora affinato, non riesce sempre a tradurre ciò che pensa in parole. Spesso, per riuscire, ha bisogno del nostro aiuto, quindi di domande maieutiche, in grado di aiutarlo a tirare fuori. Penso a quei bambini silenziosi, invisibili, dei quali talvolta non ci si accorge neppure che ci siano oppure no a scuola. Quindi anche i silenzi vanno ascoltati, accolti e con delicatezza, con rispetto, rilanciati. Attenzione anche ai messaggi paraverbali. Mi riferisco quindi all'intonazione, al volume, al timbro, pause, ritmi e silenzi. Sono importanti aspetti della comunicazione che vanno a completare il contenuto del messaggio verbale. Quindi, per poter ascoltare le parole di un bambino, un insegnante deve utilizzare l'organo dell'orecchio, quindi l'udito. Ma per poter ascoltare, l'insegnante deve stare un pochino zitta, parlare meno e ascoltare di più. Come educatori ci sentiamo dei bravi educatori nella misura in cui riusciamo a dare risposte, a comunicare pensieri, informazioni e conoscenze. Ecco, dobbiamo cercare di frenare questo istinto. Non siete curiosi di scoprire che cosa pensano? Quali sono le loro idee, le loro teorie? Mentre le loro manine operano, le loro menti elaborano informazioni, creano collegamenti, riflettono. Allora prendiamoci dei tempi per ascoltare, per domandare, per chiedere, con interesse e curiosità. L'ascolto diviene pratica trasversale, è il mio approccio verso il bambino. 2. Sicuramente il bambino comunica con il corpo e rappresenta principalmente il modo in cui viene comunicato il messaggio. Sì, perché attraverso il corpo, un corpo attivo, il bambino entra in relazione con alterità materiali e personali.
entra quindi in contatto e comunica a chi lo sta ascoltando, attraverso la sua azione, conoscenze, pensieri, bisogni, stati d'animo e emozioni. Quindi un corpo in grado di comunicare anche emozioni del bambino, stati d'animo, anche semplicemente con un'attrazione o meno verso qualcosa o qualcuno, vicinanza e distanza. Quindi emozioni che vengono comunicate attraverso il sistema cinestesico, mimica facciale, sguardo, sorrisi, attraverso un sistema prossemico, distanze, vicinanze. L'aptica, contatto o non contatto corporeo. Certo, il corpo non comunica concetti, ma svolge sia una funzione relazionale, sia una funzione psicologica. In questo caso, l'ascolto non avviene attraverso l'udito, ma attraverso uno sguardo attento, un'osservazione. Attraverso il tatto che ci pone in diverse relazioni di contatto con l'altro, con il bambino. E mi sento di aggiungere anche attraverso l'olfatto in termini di fiuto, no? Di riuscire a fiutare eventuali bisogni che non vengono palesati. Quindi è necessario costruire un ambiente che sappia mettere al centro l'ascolto. È necessario sviluppare una relazione di fiducia, di empatia, affinché ogni bambino si sentirà di poter comunicare, poiché saprà di essere ascoltato e non sentito. Se riusciamo a creare questo tipo di ambiente, daremo spazio anche alle diversità, ai pensieri plurali e divergenti. E allora il pensiero diverso, la teoria diversa, l'idea diversa può diventare occasione di nuove scoperte, di nuovi interrogativi e nuove domande. Non vuol dire diverso sbagliato, ma diverso come diverso punto di vista. E un diverso punto di vista consente di allargare, di divergere il nostro punto di vista e quindi diventiamo più ricchi. Certo, poi faremo insieme delle scelte, passeremo anche un valore della democrazia, con rispetto verso quanto ogni bambino ha portato, perché ogni pezzetto è il pezzetto che ci ha consentito di arrivare anche a quella scelta. Quindi stiamo parlando anche di integrazione e inclusione delle diversità. Ciao a tutti, sono Luisella e sono un'insegnante di scuola dell'infanzia. Ci siamo sentiti dire che il bambino è competente e probabilmente molti di voi, come è successo a me, il pensiero corre a bambini che nell'arco degli anni abbiamo incontrato, particolarmente brillanti, quei bambini disposti a partecipare con entusiasmo alle nostre proposte, quei bambini che avevano quella trovata geniale che faceva progredire l'apprendimento di tutti. In verità noi ci siamo sentiti dire che il bambino è competente, cioè ogni bambino lo è. E ci siamo sentiti anche dire che i modi di comunicare, di esprimere le competenze di un bambino sono diversi. E noi insegnanti che abbiamo fatto della parola il canale comunicativo privilegiato, riconosciamo più facilmente il bambino competente quando l'espressione delle sue competenze avviene su questo canale. Ma anche lì facciamo comunque delle selezioni, non solo, non accettiamo tutto, facciamo un ascolto selettivo, rispetto a quello che i bambini ci dicono. Selezioniamo ciò che è sbagliato o fuorviante e ciò che è giusto o pertinente rispetto a quelli che sono, le nostre idee. I nostri pensieri, le nostre conoscenze in merito ad un certo argomento. Anche gli argomenti che trattiamo, che scegliamo di toccare in un determinato percorso o all'interno di un progetto, ecco, questi argomenti solitamente ricalcano quello che è un po' il nostro modo di essere. Quindi scegliamo di seguire spesso argomenti che hanno una certa risonanza anche con il nostro modo di vivere, di stare con i bambini. Nostro modo di essere.
Io, per esempio, amo tantissimo gli insetti, i piccoli animali, bruchi, larve, farfalle, e ho sempre cercato di allevarli negli anni. E in questi anni mi sono trovata diverse volte ad ascoltare conversazioni, sugli insetti con i bambini e a respingere la tentazione di dire: ma no, ma non è così, adesso ti spiego io. Ecco, volevo leggervi alcuni stralci di alcune conversazioni che ho raccolto in questi anni con i bambini a proposito dei bruchi e delle farfalle. Siamo a settembre, arrivano due bruchi di farfalla Macaone portati da un bambino. E cominciamo a parlare con loro chiedendo cosa sanno di questi bruchi. I bruchi diventano farfalle, puliscono l'orto. No! Le farfalle lo puliscono e anche le coccinelle. No, le farfalle aspirano il nettare dai fiori. Ma quelle sono le api. I bruchi salgono sui muri, diventano un bozzolo e poi una farfalla. E noi abbiamo chiesto un bozzolo? Forse, interviene un altro, forse voleva dire un bocciolo. No, spiega meglio il bambino che ha parlato. No, è una specie di rotondo, così come un uovo, che dentro c'è il bruco e quando viene fuori è una farfalla. Però, si domandano i bambini, come fanno i bruchi a entrare nel bozzolo e a uscire la farfalla che il bruco è grande e il buco è piccolo e la farfalla è grande? Come fa a uscire? Ecco, chiediamo noi, come fa? E i bambini si domandano. E uno risponde: ma forse la farfalla chiude le ali per uscire. Ma non abbiamo sviscerato tutta la questione. Ora, da questa conversazione noi avremmo potuto prendere un libro, dire ai bambini: qua ci sono le risposte e adesso ve le leggiamo. Oppure dire: no, vi spiego, succede così, il bruco si avvolge nel bozzolo. E invece abbiamo lasciato che i bambini facessero da soli un processo proprio di ricerca e di scoperta. Abbiamo proposto di leggere sui libri le risposte, ma attenzione, non abbiamo preso noi il libro, li abbiamo messi a disposizione tutti. Quindi i bambini hanno dovuto fare due cose. La prima cosa, cercare all'interno dei libri quali erano quelli adatti, quelli che parlavano di animali, quelli che parlavano di bruchi e di farfalle, quelli che invece non andavano bene. Quindi questa è una prima fase, una prima selezione, una prima ricerca dei bambini. E l'hanno fatta sulla base delle loro conoscenze. Alcuni hanno cercato guardando la copertina, altri riconoscevano alcune parole perché i bambini hanno già delle ipotesi in merito alla lettura e alla scrittura e hanno fatto una prima selezione. Dopo questa prima fase, ai bambini abbiamo detto di guardare questi libri e di cercare all'interno di questi libri, che già sapevamo che parlavano di animali, quali erano quelli adatti per dare la risposta alla nostra domanda. Come cresce il bruco, come entra nel bozzolo, cosa succede alla farfalla. E così i bambini hanno messo come dei segnalibri in queste pagine. E hanno fatto altre scoperte e si sono fatti altre domande. Hanno scoperto che il bruco si nutre anche di frutta e quindi abbiamo potuto mettere all'interno del vasetto anche la nostra frutta, oltre alle foglie che avevamo già messo. Quindi noi manteniamo questo atteggiamento di rispetto nei confronti di quelle che sono le cose che i bambini sanno. E infatti questo porta i bambini ad aprirsi, ad avere altre curiosità. E infatti portano altri bruchi, ma questa volta hanno trovato nel giardino una cosa che non è un bruco, è una larva. Qualcuno lo sa perché lo abbiamo già visto l'anno scorso, l'anno precedente, l'avevamo visto e l'avevamo tenuta in una vaschetta con della terra. E allora i bambini la guardano e dicono: sembra che vuole scavare. Chiediamo noi scavare, forse, dice qualcuno, cerca la terra come quella che avevamo nella vaschetta l'anno scorso. Interviene un altro. A lei piace la terra bagnata, quella umida, quella fresca. Vedete quanta ricchezza lessicale c'è già in questa conversazione. Qualcuno ha detto bagnata, qualcuno ha precisato anche umida e qualcuno ha detto fresca. Tutti aggettivi che servono ad arricchire il lessico di tutti, anche di quelli che in quel momento non stanno parlando. E un altro dice: ma questo bruco è moltissimo diverso dalla larva, e cosa c'è di diverso?
È diverso perché uno è più grande e uno è più piccolo. Allora precisiamo noi, è diversa la grandezza? Sì, la grandezza, e allora intervengono gli altri. E anche il colore. È diverso come si muove. Il bruco si arrampica e la larva no. Guardiamo, diciamo ai bambini, perché è inutile prima di insistere perché i bambini osservino. Dobbiamo permettere che guardino. Secondo il loro modo di guardare le cose, senza pretendere che abbiano subito una capacità di analisi e di selezione delle informazioni che dal punto di vista scientifico noi vogliamo che vengano alla luce. Quindi guardano e cominciano a dire: è diverso come si muove. La larva si rotola di qua e di là, come un ponte, con le zampe. Ecco, le zampe. Le zampe sono una differenza. Il bruco si muove a onde e si confonde il davanti con il di dietro. È tutto pieno di zampe. In realtà noi non lo sapevamo ancora, lo abbiamo scoperto dopo leggendo sui libri che quelle non sono zampe, sono finte zampe. Però anche questa è una curiosità che ci siamo tenuti per le volte successive. Il bruco è tutto pieno di zampe, la larva dietro è nera e davanti ha la faccia e le zampe sono solo davanti. Mi sembra che stiano già facendo delle grandi scoperte, però ce ne sono altre di notizie sui libri e noi continuiamo a cercarle. E arrivano anche informazioni da casa, perché i bambini portano a casa la loro curiosità e portano a scuola libri e notizie che hanno cercato con le famiglie. Un'altra conversazione. I bruchi nascono tutti neri ed escono dalle uova. Le uova sono una novità, non ne avevamo mai parlato. Allora noi chiediamo, le uova? Quali uova? Quelle dei bruchi? No, dice un bambino, quelle delle farfalle. Anche le galline fanno le uova, interviene un altro. Volendo vedere, è un argomento, è un'affermazione fuorviante, però è interessante. Lasciamo che i bambini proseguano da soli. Ma quelle, e guarda l'immagine sul libro che stiamo consultando, quelle sono uova arancioni e sono piccole, non sono uova di gallina. Ovviamente i bruchi non nascono dalle uova di gallina. Interviene un bambino e dice: i bruchi prima sono piccoli, poi mangiano, crescono e si colorano tutti. Me l'ha detto il mio papà. Ecco, davanti a questa verità inconfutabile, me l'ha detto il mio papà, non c'è più bisogno di aggiungere altro. I bambini sono assolutamente appagati. Ecco. Noi cerchiamo di mantenere questo atteggiamento il più possibile rispettoso del processo di scoperta dei bambini. Non diamo loro le risposte, quelle che loro stanno cercando, lasciamo che siano loro proprio a fare il loro percorso, la loro scoperta. E per noi non è un segno di debolezza non dare subito la risposta, non ci sentiamo incompetenti. Ma come maestra, non lo sai? Assolutamente, noi non abbiamo detto ai bambini che non lo sapevamo, abbiamo detto ai bambini che lo avremmo scoperto insieme. In questo modo abbiamo dato loro il rimando che la loro opinione, il loro pensiero, le loro idee, le loro ipotesi erano importanti. Certo, in qualche caso le ipotesi dei bambini si sarebbero rivelate scorrette da un punto di vista scientifico, ma il piccolo o il grande gruppo avrebbe scartato quelle ipotesi che erano in contraddizione con le notizie trovate sui libri, notizie che possiamo dire per certo che siano inconfutabili. Quindi bene. Oggi abbiamo trattato un tema importantissimo, che è quello della comunicazione. Spesso si dice che per essere dei bravi comunicatori bisogna innanzitutto saper ascoltare, e questo anche a scuola. Educare ad ascoltare per poter essere noi stessi ascoltati. Come sempre, un like, condivido e mi iscrivo al canale se ancora non l'ho fatto. Ciao!